Il continente americano fu scoperto dagli europei nel XV secolo. A quel tempo l'Europa aveva da tempo contatti intensi con l'Asia e anche con l'Africa. Ma né l'Asia, né l'Africa, né l'Europa sapevano nulla dell'America prima del viaggio di Colombo. I nativi americani sono stati quindi a lungo considerati come le popolazioni geneticamente più integre del mondo. Ancora più sorprendenti sono stati i risultati dei test genetici, che hanno dimostrato che alcuni sudamericani sono imparentati con gli aborigeni australiani. Altrettanto sconcertante di questa parentela è la questione di come queste persone siano arrivate in Sud America. Oggi esploreremo l'intrigante questione delle origini della cosiddetta popolazione Y e degli aborigeni nordamericani. Prima però vorremmo chiedere il tuo contributo. Dopo il video lasciaci un commento adeguato all'argomento. Se sei iscritto alla lista sconosciuta riceverai sempre un cuore per il tuo contributo. Inoltre appunteremo il tuo commento importante in alto, dove tutti lo leggeranno per primi. Assicurati di essere già iscritto, di aver messo un like al video e di menzionare entrambe le cose all'inizio del tuo commento. Stiamo per iniziare un viaggio insolito nella storia della migrazione dei popoli e della diffusione dell'umanità in tutto il mondo. I popoli del Nuovo Mondo. Le origini genetiche dei popoli nativi del continente americano hanno da tempo attirato l'interesse particolare dei ricercatori. Dopotutto, in questo continente le persone si sono evolute a lungo, senza entrare in contatto con altri popoli. Un altro continente che è rimasto a lungo inesplorato è l'Australia. Nel 1492 Colombo, un esploratore e cartografo che batteva bandiera spagnola, mise piede per la prima volta sul continente sudamericano. L'Australia fu scoperta dal navigatore inglese James Cook il 29 aprile 1770. Entrambi i continenti, così come le remote isole della Polinesia, sono stati a lungo considerati il Nuovo Mondo. In realtà, però, questi mondi e questi popoli sono antichi quanto gli altri continenti della Terra. L'unica differenza è che le persone hanno mantenuto pochi o nessun contatto con i gruppi etnici degli altri continenti. Ancora oggi non è del tutto certo chi sia stato il primo a scoprire le Americhe. Ci sono prove di insediamenti vichinghi nell'America settentrionale. I primi Norsemen arrivarono secoli prima di Colombo. Le leggende degli Stati Uniti indicano che i monaci irlandesi potrebbero essere sbarcati sul continente nordamericano nell'alto Medioevo. Tuttavia, queste visite e gli insediamenti relativamente piccoli e soprattutto di scarso successo dei vichinghi non ebbero alcun significato in termini di sviluppo genetico delle popolazioni native. Molto probabilmente non ci fu alcuna mescolanza o influenza culturale significativa. Le tribù nordamericane sono state quindi a lungo considerate dagli antropologi come particolarmente pure e non adulterate. Lo stesso vale per gli aborigeni dell'Australia e per molte tribù della Polinesia. Per i ricercatori di oggi, questi popoli sono interessanti perché forniscono informazioni sulle fasi di sviluppo della specie umana e sulle prime migrazioni dei popoli. Dall'Africa al mondo. Oggi sappiamo che l'uomo primitivo ha probabilmente avuto origine in Africa. Più di 100.000 anni fa le prime creature simili all'uomo cominciarono a migrare, almeno così ci dicono le cronache storiche. Per tracciare i percorsi migratori delle prime specie simili all'uomo sul pianeta, negli ultimi decenni sono stati confrontati migliaia di campioni di DNA, preferibilmente di popolazioni indigene. Tuttavia sono state studiate anche culture miste, come gli europei o gli immigrati nordamericani. Sulla base dei ceppi genetici è stato possibile dimostrare le relazioni tra Homo sapiens e Neanderthal. Oggi sappiamo quale grande influenza genetica ebbero in Europa popoli equestri come gli Unni e i test genetici permettono ancora oggi, a distanza di secoli, di trarre conclusioni sul perché alcuni popoli abbiano geneticamente più successo di altri. Le popolazioni indigene del Nord e del Sud America hanno alcune caratteristiche particolari. Ad esempio, questi popoli non conoscono né la crescita della barba né dei peli sul petto. Inoltre, alcune malattie diffuse in tutto il mondo non sono presenti in queste tribù. Ma le tracce genetiche e il passato dei popoli del continente americano sono ancora strani per motivi completamente diversi. Il cammino dei popoli dall'Asia all'America. Un'ampia campionatura genetica ha dimostrato che le popolazioni native del Nord America, che oggi conosciamo quasi uniformemente come indiani, discendono tutte da gruppi etnici asiatici. Più di 50.000 anni fa queste persone migrarono attraverso lo stretto di Bering verso le Americhe. Lo stretto di Bering è un ponte di terra nel nord dell'America. L'Alaska confina ancora oggi con la Russia. Quando molto tempo fa le persone trovarono la via terrestre per raggiungere l'America, le placche continentali erano probabilmente molto più vicine tra loro.
Anche oggi il percorso dal Nord America al continente asiatico è a un tiro di schioppo. Oggi però il ponte terrestre è limitato a una lingua di terra larga solo pochi chilometri. All'epoca della grande migrazione dall'Asia settentrionale all'America, il collegamento era probabilmente molto più ampio. La teoria e anche le prove secondo cui le tribù nordamericane discendevano fondamentalmente da antenati originari dell'Asia era consolidata da tempo e non c'era nulla di speciale. Ciononostante, i ricercatori volevano sapere se gli attuali indiani del Nord America fossero stati davvero i primi abitanti di questo continente. Sarebbe anche ipotizzabile che altre popolazioni fossero già presenti quando iniziò l'ondata migratoria dell'Asia. Soprattutto la parte sudamericana del continente ha attirato l'attenzione dei ricercatori. Alcune tribù del Sud America mostravano peculiarità e deviazioni sorprendenti nell'aspetto e nella forma del cranio, che mettevano in dubbio la relazione con i popoli nordamericani. Inoltre, i ricercatori speravano di trovare i tipi umani più integri nel sud del continente. La teoria prevedeva che tutti gli esseri umani migrassero dallo stretto di Bering all'odierna Alaska, poi al Canada, successivamente all'area degli attuali Stati Uniti e infine ai Caraibi e al Sud America. I ricercatori hanno ipotizzato che un costante afflusso di persone dal nord abbia spinto le tribù già insediate a spostarsi sempre più a sud. In alternativa, i nuovi arrivati si diffusero verso sud, sopra le tribù già insediate. Gli scienziati avrebbero voluto confermare questa teoria attraverso studi genetici, ma poi accadde qualcosa che nessun ricercatore aveva previsto. La misteriosa popolazione Y. Le indagini condotte su tribù molto primitive del Sud America hanno rivelato che queste persone non avevano quasi nessuna relazione con i gruppi etnici del Nord America, ma c'era una relazione genetica con gli aborigeni dell'Australia. Tuttavia, i ricercatori non hanno trovato alcun riferimento a una relazione delle tribù nordamericane con gli australiani. Come è possibile? Inoltre, gli indigeni sudamericani noti come popolazione Y mostravano una firma genetica molto antica. Questo ha fatto capire che molto probabilmente le persone imparentate con gli aborigeni vivevano nel sud del continente prima dell'immigrazione delle tribù asiatiche. Ora, si potrebbe pensare che forse a un certo punto gli aborigeni siano sbarcati sulla costa del Sud America, ma tra i due continenti, anche 50.000 o 70.000 anni fa, c'era un oceano così grande e profondo da poterlo escludere. A quell'epoca si dice che le persone avessero appena iniziato a utilizzare strumenti primitivi. All'epoca non esistevano né il trasporto marittimo né le imbarcazioni. Le persone non potevano avere alcuna conoscenza della navigazione sull'acqua e una semplice zattera non avrebbe potuto sopravvivere alla traversata di 16.000 km. Naturalmente è possibile che le persone siano migrate dall'Australia all'Asia e poi abbiano attraversato lo stretto di Bering per raggiungere il Sud America. Ma se così fosse, gli aborigeni avrebbero lasciato una scia genetica nel nord dell'America e anche in Asia, che può essere rintracciata ancora oggi. Tuttavia, non ci sono prove in tal senso. Sembra quasi che questo popolo sia arrivato come per magia, 100.000 anni fa, dall'Australia al Sud America. Sono necessarie ulteriori prove. La relazione tra alcune tribù sudamericane e gli aborigeni australiani rappresenta un mistero per i ricercatori. Finora è stato possibile dimostrare la relazione solo con alcune persone. Non tutti gli aborigeni di entrambi i continenti sono disposti a offrirsi volontari per i test genetici sui bianchi. Attualmente gli scienziati sono alla ricerca di altre persone da sottoporre al test per scoprire ancora di più sulla portata e sulle possibili spiegazioni di questa strana parentela. Gli aborigeni sono arrivati in Australia dall'Africa come parte di un'ondata di emigrazione che risale a 62.000-75.000 anni fa. Il percorso terrestre era chiaramente rintracciabile qui. A quel tempo il livello delle acque era ancora più basso e tra l'Asia, l'odierno arcipelago di isole dell'Indonesia e l'Australia c'erano a volte dei ponti di terra. Dall'Indonesia è ancora oggi a un tiro di schioppo dall'Australia. I ricercatori sanno anche, grazie alle migrazioni degli animali, che c'era un vivace scambio tra l'Australia e l'Indonesia da 50.000 a 100.000 anni fa. Ad esempio, è stato dimostrato che il famoso drago di Komodo, una delle lucertole più grandi e pericolose della Terra, ha antenati australiani. Ora non è possibile stabilire alcun collegamento tra l'Australia e il Sud America, né con la flora né con la fauna. I continenti sommersi potrebbero avere un ruolo? Alcuni ricercatori alternativi sostengono che tra l'Australia e il Sud America un tempo poteva trovarsi una massa terrestre oggi conosciuta.
Così come si dice che Atlantide si trovasse da qualche parte nell'Oceano Atlantico, le leggende dicono che gli antichi continenti di Mu e Lemuria esistevano nella regione Asia-Pacifico. Si suppone che entrambi fossero molto più antichi di Atlantide. Fino ad oggi questi continenti sono pura speculazione e non sono stati provati scientificamente. Alcuni ricercatori alternativi sostengono che Mu si trovasse nell'Oceano Indiano, altri pensano che Mu fosse forse situato da qualche parte nell'Oceano Pacifico. Lemuria, invece, si trovava tra l'India e l'Africa. Gli strani test genetici potrebbero essere indizi dell'esistenza di ponti terrestri finora sconosciuti o addirittura di leggendari continenti primordiali? Non lo sappiamo. Gli esperti ritengono che l'ipotetica ipotesi di un collegamento terrestre o di un grande continente ulteriore avrebbe portato presumibilmente anche a miscele o migrazioni di piante o specie animali ancora oggi comprensibili. Ma non è così. Il mondo animale australiano è considerato unico al mondo. Basti pensare ai marsupiali, che sono unici in questo continente. L'unica cosa certa al momento è che gli abitanti della misteriosa popolazione Y non raggiunsero il Sud America attraverso lo stretto di Bering e non attraverso contatti con i nativi del Nord America. Ecco quindi un altro appassionante mistero nella storia dell'umanità. Come pensi che si possa spiegare questa relazione tra nativi di due continenti così diversi? Pensi che i test genetici siano affidabili e che queste cose siano importanti per te? Oppure pensi che siamo tutti imparentati in qualche modo e che i dettagli non abbiano molta importanza? Facci sapere e condividi con noi i tuoi pensieri sull'argomento e sul video nei commenti. Ricordati di menzionare la tua iscrizione, se ne hai una, e di mettere mi piace al video. Ti ringraziamo per averci seguito e ci vediamo la prossima volta sulla lista sconosciuta.